Ciao a tutti ragazzi, bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Ghost Runner. Quindi, senza indugiare, partiamo subito col sesto livello. Allora, d'ora in poi, ragazzi, come già ho detto precedentemente nel video prima, solo un livello a video, perché va a finire poi che devo correre e non vi faccio neanche godere i livelli. Quindi, farò dei video magari anche brevi. Se ci metto 20 minuti a finire un livello, fa niente. Fermerò il video e appunto faremo un solo livello per video. Tra l'altro adesso ho sbloccato dei nuovi potenziamenti, ma li avevamo già sistemati se non erro. Se avevo messo questo qua. La durata del potenziamento sensoriale per la mira con le tecniche speciali è aumentata significativamente. Questo per i collezionabili e i due per lampo. Anche questo è utile, deviare i proiettili è molto più semplice. Allora, let's go. Ragazzi, qua poi appunto ci sono dei nuovi nemici con l'armatura. Adesso vi faccio vedere come fronteggiarli. Cioè con lo scudo, perdonatemi. Quindi loro possono sparare a occhio. Dovete andare dietro di loro, assicurarvi di colpire dietro bene la schiena. Perché se colpite lo scudo, venite sbalzati indietro e in questo caso potete anche cadere giù e morire. Poi quando sono più di uno non sono proprio facili da fronteggiare. Ecco, là se non sbaglio sono più di uno. Là c'è un collezionabile, lo prendiamo dopo. Ah no, è uno. Vedete? Qua però, vedete, non ho un buono spazio. Assicuratevi di colpire dietro, eh. Eventualmente, se avete lampo carico, sì, ragazzi, potete distruggerli con un colpo, anche attrapassando lo scudo, eh. Allora, qua. Ok, qua. Nuovo oggetto. Poster di un Ghost Runner. Parte di una campagna informativa che presentava i Ghost Runner ai residenti della Torre d'Arma. Venivano ritratti come agenti all'ordine e difensori della gerarchia sociale introdotta dall'architetto. Ogni volta mi devo le... Minchia, veramente mi devo avvicinare per leggere sti cazzo di sottotitoli microscopici. Ah, qua è un problema. Qua è un problema. No, ho sbagliato. Sono morto. Mamma che culo. Questo è puro culo, ragazzi, eh. È puro culo, non è di certo bravura. Figa sta cosa comunque che si può guardare la spada, eh. Allora, là c'è uno che... Salve, signore, come sta? Arrivederla, ora vi faccio vedere lampo. Ecco ragazzi. Ah, cavolo. Però vorrei far vedere. Merda. No, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata, perdonatemi, volevo farvi vedere lampo. Allora, facciamo fuori questo. No, ho gestito male la visuale, perdonatemi. Volevo farvi vedere che quello là si può battere in questa maniera, guardate. Avete visto? Adesso ve lo spiego meglio, eh. Che palle, vaffanculo. Insomma, Lampo potrà passare anche gli scudi, quindi non c'è la necessità di abbattere l'involucro, però vedete voi cosa fare. Allora, quello è una menata da uccidere. Che due coglioni sto pezzo. A questo gli facciamo lampo. Merda. No. Vedete, non è facile poi gestire la visuale con questi nemici. Non so effettivamente se il loro scudo si rompa. Dopo averlo colpito 8 volte, ma è inutile perché tanto poi vi sparano, vi uccidono, quindi non credo che si possa fare. Qua c'è un collezionabile, vediamo dove. Qui. Un altro oggetto da leggere, mi hanno rotto il cazzo. Carta di credito. Una volta chiusi i cancelli della torre, il denaro ha perso il suo valore. L'economia è regredita fino al baratto. Col passare del tempo sono stati introdotti vari tipi di monete di scambio. La cosa divertente è che le carte di credito sono diventate una di queste. Fatemi bere un attimo, ragazzi.
Vediamo com'è equipaggiata. Non è male, ma preferisco l'altra, sinceramente. Secondo me le 6 Soul Can sono le più belle. Avanti ce ne sarà una molto bella. Oh, ragazzi, tutorial. Vedete? Ora possiamo iniziare ad hackerare gli oggetti. Cosa vuol dire hackerare? Che possiamo stopparli e necessita di farlo perché appunto dobbiamo andare avanti. Vedete? Stoppo, salgo, sì. E poi vado lì. Però l'ho stoppato male. Ah, là c'è. Ok, così. Tac e tac. Oh. Busto dell'architetto. Col passare del tempo tra la popolazione sono spuntate alcune bizzarre forme di venerazione del costruttore della torre. Alcune di esse includevano la venerazione dell'architetto e di sua moglie come incarnazione della perfezione degli esseri umani ideali. Allora, io posso andare anche di qua volendo. Sì, è un po' pericolosa la situa. Però sì. No, vabbè, vaffanculo. Questa è proprio una vita buttata nel cesso. Vabbè, fa niente. Ma tanto collezionabile ce lo tiene. Di qua. Eppure non mi sembrava di aver sbagliato il salto, eh. Forse leggermente. No. Ora devo hackerare qua e passare lì in mezzo. Però devo farlo bene perché altrimenti... Perché quello fa danno, vedete, il rosso lì vi uccide, vedete che c'è l'elettricità. No. Ora ci siamo. Qua inizia a farsi tostarella, devo hackerare mentre vado e poi saltare. Si può appunto effettuare l'hackeramento anche durante la corsa sui muri, eh. Ogni tanto mi fermo per farvi vedere l'ambientazione. I've accessed the local network node. We should know what their latest plan is soon. Allora, di qua, let's go. Ah, questo è un po' bastardo, vedete, dobbiamo hackerare. Devo andare là. C'è quello stronzo là. Con l'involucro che lo portavo il G e quello con lo scudo. Qua potrebbe essere un problema. Ma vediamo cosa si riesce a fare. Questo potrebbe essere un grosso problema. E invece non lo è stato. Ok. Quindi prima l'altro e poi quello con lo scudo. Qua c'è un collezionabile, vedete, là in alto. Non vedo nemici, la cosa mi preoccupa, ma sicuramente ce ne saranno. E infatti qua c'erano, vedete. Quanti sono però? 2. Da qua ci arrivo, sì. Oh, questa è la nuova Sei Su Ken, ragazzi, guardate che bella. L'ho pronunciato giusto? Sei Su Ken, sì. Guardate che bella che è. Dorata, dopo ci facciamo la... Devo capire che nemico è quello. Allora, là che... Là vorrei hackerare. Ma porca puttana. Facciamo così. Ma no, vedete che merda però. Lampo questo. Qua devo bloccare nel momento giusto, magari, magari. No. Ok, fatto. Questa è proprio figa. Questa è proprio bella bella. Allora, dove cazzo devo andare? Ok, là in alto. Hackeriamo questo. We've got a problem. Again? They've just initiated system lockdown at Opta. What can we do? The lockdown will be in full effect until all the elevators reach the upper station. You need to get to the control room fast. Ecco ragazzi, questi pezzi non mi fanno impazzire. Ora vi vado a spiegare cosa sono. Fatemi controllare una cosa.
I bonus degli uplink al cybervuoto durano molto più a lungo, e quello potrebbe essere buono. Come cazzo era questo adesso, porca puttana? Ma non era lì? Ah, fanculo, perdonatemi. Quello potrebbe essere molto buono. Qua era. Così. Questi cosa sono, vedete? Devo disattivare quei due pulsanti lì per poter andare avanti, perché altrimenti là ci muoio, vedete, perché c'è l'elettricità. Il problema è un grosso problema che bisogna fare a una velocità pazzesca, vedete? E qua hanno sbagliato, secondo me il tempo è troppo breve, cioè veramente troppo troppo poco. Eventualmente forse dite che... Ah, sbagliavo io allora forse. Ho sbagliato io, dovevo prendere prima il... Ok. Quello di sinistra e poi quello di destra. Comunque ce ne saranno, alcuni ce ne saranno complicati di sti pezzi qua, appunto. Quando dobbiamo usare le stellette ninja lì. Non mi gusta sto pezzo. Sicuramente ci sarà da bestemmiare. Ok, qua. Ok, merda. Che culo. Ce n'è un altro qua, ragazzi, eh. No. Fregato. Ok. We need a way to slow down their retreat. We could use the climbers' help right about now. Too bad they picked such a poor time to die for their cause. Wasn't it also your cause? They cared for their families. I care for their species. It's a matter of perspective, I suppose. Ok, collezionabili mi pare che li ho presi tutti quelli che c'erano da prendere finora, almeno mi auguro. Qua ci sono due nemici, eh. Ah, ok, occhio qua, ragazzi, eh. Uno che spara, poi c'è uno di quelli che salta, allora. No, perché mi ha preso lampo? Vedete, e là c'è un altro adesso di quelli che salta, guardate. Tac, vieni, vieni. Vedete, basta schivare. Questi qua sono piuttosto semplici quando sono così però, eh. C'era stato un punto invece nel livello prima che era un po' più difficile. Qua ce n'è subito uno. Tac. E possiamo ucciderlo senza problemi. Arrivo, ragazzi, eh. Ogni tanto mi fermo per bere, perdonatemi. Allora, andiamo di qua. Let's go. Qua ci sono... Ah, qua. Merda. Merda. Merda secca. No, qua devo usare lampo e poi cercare di uccidere quello. Ok. I'll try to mess with their transmissions. Confuse them a little. You can do that? I'm no computer genius, but their system begs to be hacked. Besides, Atma makes it easy. The neural implant. Yeah. Everyone had them before the coup. And now? They're not mandatory anymore, but most people have them. Especially people with limb implants like me. Done. They just received orders to stop boarding the elevators and stand by. This will buy you enough time to get there. Di qua, easy. Allora, ragazzi, qua in teoria bisognerebbe hackerare questo e quello, ma mi risulta difficile. Vedete, dobbiamo arrivare là ed aggrapparci, quindi cosa fate? Hackerate questo al momento giusto, andate qua, saltate, spinta e poi con L2 vi aggrappate, senza dover per forza sfruttare quello. Ok. Ora, di qua, tac, tac. Tac, hackeriamo questo. No, ho sbagliato. Però ho potuto salvarmi. Ho sbagliato l'hackeramento. Ora, così. Ah, merda. Salve. Occhio che c'è uno di quelli che salta. Tac, e tac. No, comunque ripeto, il gioco quando si padroneggia è davvero molto bello. Ci sono alcuni pezzi non fatti bene, quello sì, un po' troppo caotici, un po' troppo stronzi. Qua
Qua ci sono due nemici e sarà un bel problema non farsi ammazzare. Tac. Arrivederla, signore. Ma sta andando piuttosto bene per ora, vabbè, ma siamo ancora nei livelli non difficilissimi, però insomma, comunque la difficoltà si è alzata. Ora qua si sale, ragazzi. No other way up. There's one more operational station, but getting there will take you hours. You can't ecco. Climb all the way to the city. That will require even more time. Un altro dei pezzi che mi sta sul cazzo. Questi pezzi con le stelle ninja non li ho graditi troppo, se devo essere sincero. Fatemi capire una cosa, però. Quella infatti va fatta per ultima, in teoria. Allora, quindi qua, tac, allora, questa, quella, quella e poi veloce qua. Tower of Doom. Allora, vediamo un attimo. Ecco, questo è un pezzo piuttosto complicato, allora. Là vi fanno prendere le stelle ninja per gli shuriken per poter abbattere quei nemici. Non siete obbligati a batterli tutti, vedete, perché avete la possibilità comunque di correre là e salvarvi in qualche modo senza ucciderli. Anche perché non è facile da usare in corsa lo shuriken. Vedete? Non è proprio facile mirare. Tra l'altro, qua mi sa che c'era un drone e non ve l'ho fatto neanche vedere, vabbè, tanto li vedremo poi. Yes, everyone born before the coup. Why? Can they be hacked? I no, I don't think so. Not by her. Allora, questo è un collezionabile difficile, ragazzi, perché disorienta molto. Vedete dove ve lo mette. Io pensavo che c'era da creare questo ed era lì sotto, invece no. È di qua. E per questo bisogna sempre controllare, vedete, con la visuale dove si può andare con la corsa a muro. Perché qua... Perché ancora andiamo appunto a prendere i collezionabili da questa parte. Questo ammetto di aver guardato in internet perché non capivo proprio dove cazzo era. Ed è qua. Cazzo, è un stetoscopio, sembrava. No, non c'entra un cazzo. Emblema della gang dei martelli. Gli scalatori si credono rivoluzionari, ma, a dirla tutta, operano con modalità che sono molto simili a quelle di dozzine di altre gang. Tra queste ci sono i martelli, un gruppo particolarmente grande e feroce. No, comunque, ragazzi, veramente mi sa che non ve li leggo più, perché ve lo giuro, mi devo spremere gli occhi e devo sforzarli troppo per leggere quei cazzo di sottotitoli microscopici. Poi non ha senso fare dei cazzo di sottotitoli così microscopici, boh. Avevo sbagliato l'accaramento. Ecco, questa è un po' una cazzata, perché non mi sembrava di aver impattato con il coso rosso e sono morto comunque. È come se mi ha calcolato che ero andato addosso, ma non mi sembrava, sinceramente. Ora qua devo capire come sono posizionati i nemici, quanti sono. Lampo. Ma chi cazzo m'ha ucciso? Zeus? Quel bastardo lì non l'avevo visto. Quindi lampo qua. Quel minchione lì non l'avevo visto. Pezzo di merda. Questi qua all'inizio vi risulteranno molto scomodi da fronteggiare. Ora io ci ho preso un po' la mano, ma vi assicuro che all'inizio sono un po' una rottura di coglioni, eh. A meno che non mi sfugga un altro modo per abbatterli, cioè intendo con la katana, da poterli battere senza colpirli alla schiena, ma penso che sia impossibile, appunto perché hanno lo scudo. Occhio a questa salita, perché lì ci crepate, vedete? Quindi facciamo così. Un po' fastidioso per la vista. No, ho sbagliato. Ma è andata di culo, avevo sbagliato un po' il salto.
Si scivola. Tac. Ah, occhio qua, guardate. No? Infatti, mi ricordavo che si spostasse poi a sinistra. Ah, questa è una palla, ragazzi. Dobbiamo prendere appunto gli shuriken, colpire prima quello lì a sinistra e poi gli altri due. Il problema è che bisogna farlo in corsa. E quindi... è scomodissimo. Se non vado errato... qua sblocchiamo una nuova abilità. Non vorrei dire una cazzata. Cyber Void time dilation works in your favor, but you still don't have forever. The elevators will soon be beyond our reach. Qua, a regola d'arte, ragazzi, come potete ben vedere, sembra che non ci sia video uscita. Ma l'occhio molto spesso inganna, no? Guardate. Avete visto? Lì c'è una porta, in realtà. Che si può vedere appunto grazie a questo. Ok. Ecco, questi pezzi li ho trovati... e a me piace lo psichedelico, però... questi li ho trovati un po' troppo psichedelici. Danno un po' fastidio, secondo me. Anche qui. This place is impossible to navigate. Good. These firewalls are what's kept me alive for the last 20 years. Qua è molto figo, infatti qua per capire la strada che dovrebbe essere lì dove sto puntando io, dovete andare qua sopra e ve la fa vedere appunto, vedete? Mi pare che adesso, ok. Perfetto. Ecco, sto pezzo qua l'ho fatto un po' a caso, se devo essere sincero, nella mia blind run. Anche non mi ricordo come cazzo si fa, a dire il vero, eh. Cioè, serve sempre questo. Ah, si è creato quello. Ah. Oppla. Ora dobbiamo raccogliere questi per poter progredire, vedete, 5. Ah, che fastidio, cazzo. Qua sono un po' più di... ma che cazzo? Ah, Dio, che fastidio agli occhi, ragazzi. Scusatemi, ho distrutto lo sguardo, ma... quei pezzini a me danno fastidio. E dire che ho giocato Tamper senza problemi, anche quello abbastanza psichedelico. Questo invece mi urta un po', se devo essere sincero, alla vista. Looks like there's a little something extra in the elevator's security scanner buffer. Little something. A partial ghost runner neural scan. We can use it to enhance your programming. Why is it there? One of you must have used Amida elevator right before Morrow's insurgents disabled the internal security. Perfetto. Another ghost runner. It could have been you. Diciassette. Ecco, qua vedete. Non fatevi ingannare, perché io ho corso per molto tempo. Non dobbiamo correre, dobbiamo girarci. Se non vado errato dovrebbe essere così. Ah, ho capito. Vedete come manda male. Io adesso sto andando non in avanti, sto andando con la levetta indietro, eh. Adesso posso andare in avanti. È finito? Sto parto. Ok. Tempesta, ragazzi. Molto figa come abilità, mi piace. Ve la faccio subito vedere. Vedete, fa un'ondata d'urto ed è possibile appunto abbattere anche più di un nemico alla volta con questo colpo. C'è anche una buona portata, eh? No? Si può aumentare poi con
Da qua, vedete? Dai potenziamenti si può aumentare la portata di tempesta. No? Cavolo, adesso non ha una buona portata, è cortissima la gittata. Yes. It's just a visualization anyway. How does it work in the real world? Rapid microvibrations of your inner hydraulics. Sudden change in local pressure will result in a concentrated blast. Let's hope that piece of junk the climbers used to replace your arm can handle it. Ok, di qua, tac, tac. Vediamo. No. Vi assicuro che si può aumentare poi la gittata. Ma vai, ma ero su. Si può aumentare la gittata di tempesta. Ah, i salti a volte non prendono bene. Lì ero palesemente su, non so perché cazzo mi ha fatto cadere, però vabbè, o forse ho visto male io. Una tempesta sui gruppi di nemici. Usa tempesta sui gruppi di nemici per massimizzare l'effetto. Che non me l'ha fatto neanche. The primary application is crowd control, non-lethal force. Of course, there's no need to restrain ourselves now. Non ho ucciso altro, però si possono uccidere appunto contemporaneamente, volendo anche tre persone se sono vicine. Ok, torniamo indietro. One more thing. You can use Tempest to reflect projectiles. Ecco, questo è molto utile. Al momento giusto possiamo respingere i proiettili e uccidere i nemici. Vabbè, le ambientazioni sono fighe, nulla da dire. Anche se, ripeto, sai, il cybervuoto non mi fa impazzire, è un po' fastidioso per gli occhi. Ma vaffanculo, mi ha sparato quel cazzone là. Splendid. Perfetto. Ah. That's all there is to it. La strada piramida, ragazzi, terminato. Ma io direi che il video lo termino qua. Abbiamo trovato tutti i manufatti e la skin per la spada. Perfetto, 11 morti, neanche tanti. Sì, vabbè, la prima volta sono morto un botto di volte. Ah, miglioramenti acquisiti. We're good. The keys are gone and the elevators are ours. Ecco, vedete, i miglioramenti acquisiti brillano inizialmente, vedete, sono questi due qua e quei due sotto a sinistra. Lo scatto ottiene una carica aggiuntiva, ma il suo tempo di ricarica aumenta sensibilmente. Quindi possiamo scattare due volte, ma poi ci mette di più a ricaricarsi. Questo, ragazzi, è molto molto buono, secondo il mio punto di vista. La quantità di concentrazione generata dall'uccisione dei nemici è leggermente più alta e quindi potremo usare più spesso le abilità quali tempesta, lampo e così via. Questi azzurri sono dei potenziamenti per tempesta, ragazzi. Vedete, tempesta ha una portata significativamente maggiore. Questo è molto buono, eh. Uccidendo due o più nemici insieme con tempesta, riottieni immediatamente la quantità di concentrazione usata. Quindi in teoria, appunto, se uccidiamo due nemici si ricarica e possiamo riutilizzarla. Però al momento qua non ci posso mettere un cazzo. Poi andrò a mettere questo perché è molto utile. Mano a mano che si amplierà questi spazi qua. Potevano farli usare tutti però, perché vedete, possiamo usare questi qua tutti bloccati e poi avanti. Questi però non si sbloccano, eh? Vedete questi tre qua. Time to go up. Our next target lies in the heart of Dharma City. Ragazzi, io mi fermo qua con Ghost Runner per oggi, ripeto, un livello per volta perché altrimenti è un casino, non ci sto dentro. Adesso magari in mezz'ora non riesco a finire il prossimo, no?
Questo l'ho finito in 24 minuti, non è detto però che io riesca a finire il prossimo livello, appunto, preparazioni in pochi minuti. Qua abbiamo un manufatto, una registrazione e una skin, non dovrebbe essere un livello lunghissimo. Comunque lo vedremo nel prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo ragazzi, se il canale vi piace, di supportarlo e di supportare le mie serie. Grazie.